Un'aggressione premeditata, forse un regolamento di conti alle spalle della sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio ad Angri, in via Madonna delle Grazie, tra un bar pasticceria ed un ufficio postale. Una sorta di gambizzazione vera e propria, quella messa in atto da due uomini a volto coperto da un casco integrale e da bordo di una moto, che hanno lasciato sull'asfalto e sul marciapiede decine di proiettili. Obiettivo del raid, due 35enne colpiti alle gambe, conosciuti alle forze dell'ordine. Secondo alcune testimonianze, la moto avrebbe fatto alcuni giri per controllare la situazione mentre i due erano forse al bar, agendo quando uno dei due si è staccato dall'amico per avvicinarsi allo sportello postamat dell'ufficio postale. Una raffica di colpi l'ha centrato alle gambe, lasciandolo a terra. Proiettili mirati a non uccidere, a quanto pare, ma anche secondo alcune ricostruzioni a lanciare una sorta di avvertimento. Il primo ad essere stato colpito è stato Luigi Coppola, mentre l'altro 35enne, Rosario Rega, vista la situazione, avrebbe provato a cercare rifugio nel bar, dove fino a pochi minuti prima sarebbe stato con l'amico, giunto sul posto in bicicletta, lasciata poi a terra quando è stato ferito. I killer non si sono fatti sorprendere dalla decisione. L'uomo, che era sceso dalla moto, ha esploso diversi colpi anche verso l'ingresso dell'esercizio commerciale, mandando nel panico gli altri clienti e i passanti, e poi colpendo l'altro 35enne. Un regolamento di conti che ha stravolto il tranquillo sabato pomeriggio estivo. Ad accorrere sul posto anche l'ex sindaco di Angri, Pasquale Mauri, che ha lo studio nelle vicinanze e ha tratto in strada dal rumore degli spari. Sul posto i carabinieri della stazione locale, oltre agli uomini del reparto investigazioni scientifiche dell'arma di Nocera Inferiore. A fornire supporto anche il comando di polizia locale, retto dal comandante Anna Galasso. La zona della sparatoria è stata delimitata, ci sono stati problemi anche per il traffico. Le forze dell'ordine hanno provveduto a recuperare le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, ad iniziare da quello dell'ufficio postale, oltre a quello degli esercizi commerciali. A soccorrere i due feriti, due ambulanze, attivate dal 118, che hanno provveduto al trasferimento all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.